Hola a tutti raga, benvenuti nel mio nuovo video, sono il vostro L. Colli. Siamo qui per un nuovo video per parlare di pozze maledette. Quanti di voi vanno nei pozzi dove si può divertire o meglio fare una giornata di relax sotto il sole quando si fa il bagno in una di queste pozze? Ecco, quando si entra non si torna più indietro, a meno che non muori. E oggi voglio parlare proprio di uno di questi pozzi maledetti. E quindi non perdiamoci in chiacchiere e cominciamo con il racconto. Nell'ultimo secolo la corrente di pensieri è sfumata, ma prima che la gente additava molti luoghi come maledetti, non tanto per la presenza di fantasmi o creature mostruose, quanto per la sfortuna che portavano a chi si addentrava in realtà, dire che l'idea è completamente sfumata non è affatto vero. Infatti, perché ancora oggi ci portiamo dietro paura e timori dei nostri avi per alcuni luoghi e qualcuno crede davvero che è una maledizione che li avvolge in quelli luoghi, cioè in questi luoghi. E uno di questi è proprio Babinda Borders, letteralmente chiamata i massi di Babinda, una pozza d'acqua profonda australiana che negli anni passati ha anche assunto il soprannome di Devil's Pool, ovvero la piscina del diavolo. Babinda Borders sono a tutti gli effetti masse naturali portate dalla corrente di tre torrenti che scendono dal monte Barter Frereth e che confluiscono in uno slargo dove le acque sono cristalline e il panorama è didattico. È proprio meraviglioso, idilliaco. Proprio questa pittoresca bellezza naturale è costata la vita a ben 17, almeno, persone. 17 persone. E questa volta quindi si parlerà di un fenomeno, di questo fenomeno che potremmo definire naturale, perché non si tratta di costruzioni umane, né c'entrano le persone con le morti e gli infortuni che avvengono proprio naturale, o il fatto che le acque preferiscono uccidere giovani ragazzi maschi e che non rilascino a chi vi cade se non da cadavere. Il luogo preciso dove si trova questa pozza è nei pressi della cittadina di Babinda, a circa 60 km a sud di Cairns, Queensland settentrionale, ciò che è conosciuto come Babinda Borders. È un luogo meraviglioso dove le acque invitanti attirano molti turisti ogni anno, escursionisti, amanti del canottaggio, fotografati ovviamente, dove fanno le fotografie in quei luoghi meravigliosi, e anche qualche incauto nuotatore. Vengono qui osservare ogni volta e a sfidare la corrente della pozza d'acqua e scoprire il motivo del minaccioso soprannome di Devil's Pool. Ma è possibile che la piscina del diavolo sia davvero maledetto? È possibile che vi sia un'entità invisibile che afferra la vittima o le vittime che vanno in quelle pozze per nuotare e poi trascinarle giù sott'acqua e uccidere i malcapitati vittime della vita che vanno lì solo per un po' di relax e nuotare tranquillamente. Ciò che si dice è proprio quello e lo confermano molti turisti scampati alle acque del Babinda Boulders. C'è qualcosa lì sotto, sott'acqua, infatti, che afferra le persone e li trascina in acqua come delle mani invisibili della forza soprumana, che non solo fanno cadere le persone in acqua, ma addirittura la strattonerebbero
e li trascinerebbero nei gorghi della corrente. E questa sinistra reputazione è la vecchia di secoli e viene tramandata ancora dai discendenti degli aborigeni australiani, che sono di solito a raccontare le leggende di Ho'lana, in cui lo spirito suo sarebbe la causa di molti incidenti e delle morti dei giovani, di 16 ragazzi ed una ragazza, in totale 17 persone. Secondo la gente nativa della zona, a metà del 1600, nei pressi di quella pozza che è diventata Babinda, c'era un insediamento della tribù dei Hindingin. Ho'lana era una splendida ragazza che venne reclamata come moglie da un anziano chiamato Warrono. Come si può intuire, non fu amore a unire i due, ma le leggi del tempo erano rigide e prevedono pene atroci per chi li infrangeva. Ho'lana però era segretamente innamorata di un giovane ragazzo di un insediamento più a monte, e per qualche motivo, per qualche anche tempo, riuscì ad eludere la sorveglianza del marito andando lungo il fiume ad incontrarlo. Quando il loro amore clandestino fu scoperto, la rabbia di Warrono fu implacabile e a nulla servì la fuga dei due amanti nel deserto. L'intera tribù si mise alla calcagna della coppia e quando i due fuggitivi furono raggiunti, il giovane fu trucidato senza pietà e Ho'lana riportato al villaggio, dove gli anziani avrebbero preso una decisione per il suo destino. E quella stessa notte la ragazza riuscì a fuggire nuovamente, però di nuovo fu raggiunta, e questa volta lungo uno dei torrenti che bagnava la loro terra. Ho'lana fu circondata e a quel punto scelse di morire, lanciandosi tra le rupe del precipizio e lasciandosi cadere tra i massi del torrente, piuttosto che tornare a casa da suo marito. La ragazza negò proprio dove oggi si sono i Babinda Boulders e secondo gli aborigeni non ha mai lasciato il luogo perché il suo spirito continuerebbe a infestare quelle acque, cercando di attirare i giovani affinché la facciano compagnia nella morte. E questa leggenda è tornata alla luce nel corso degli anni, quasi a giustificare la morte documentata di quei poveri 17 persone dal 1959 ad oggi, e molti strani incidenti che ancora oggi avverrebbero lungo le rive della pozza. In molti casi i testimoni oculari e le vittime hanno affermato e confermato di essere stati forzati ad entrare in acqua trattenuti da mani invisibili. Perfino gli agenti di polizia temono queste acque e i subacquei non operano mai in meno di 4 unità quando devono ispezionare la zona. L'ultima tragedia ufficiale si è consumata nel 2010, cioè 9 anni fa. James Bennett, un marinaio ventenne della Tasmania, venne qui per una gita con i suoi amici. Già allora la fama di zona pericolosa avevano costretto a recintare i Babinda Boulders con protezioni di pietra, ma il gruppo decide di sedersi sopra la ringhiera di sicurezza e fare alcune fotografie. Secondo uno degli amici di James, il ragazzo fu improvvisamente e violentemente tirato indietro, come se una mano invisibile lo avesse trascinato nell'acqua. James si alzò per afferrare un ramo in modo da non farsi trascinare dalla corrente, ma nuovamente il suo corpo si contorse in maniera naturale e lui finì con la testa sott'acqua e gli amici lo videro lottare furiosamente contro qualcosa e alla fine sbattò la testa contro un masso e smise di muoversi.
I suoi amici di Gense tentarono di raggiungerlo lungo l'argine, ma il corpo viene trascinato via e fu ritrovato solo dopo 3 giorni di ricerche in una zona tranquilla a valle. Anche le persone riuscite a scappare dalla tragedia hanno affermato di una presenza invisibile che farebbe scivolare le persone o le trascinerebbero all'indietro, oltre le protezioni, e nemmeno a farlo apposta la maggior parte delle vittime di questi incidenti sono maschi tra i 15 e i 40 anni. Ci sono anche poi delle storie su una voce femminile che di notte canterebbe e summerebbe parole in lingua aborigena, e alcuni hanno riportato anche di un volto che spesso apparirebbe sulla superficie dell'acqua, della pozza, e a volte solamente 2 occhi. E questo è un caso davvero misterioso, dopo i morti e gli incidenti sono parecchi, ma si tratta di suggestione o un pizzico di imprudenza, oppure siamo di fronte davvero a una maledizione nata dall'infelicità di una ragazza. E questa era la storia di quella pozza maledetta. In conclusione, fatemi sapere voi se avete coraggio di andare in uno di questi pozzi e siete mai andati e avete visto questo fantasma di questa ragazza o delle persone che venivano spinte all'indietro, trascinati in acqua e sparire nel nulla. Forse la storia è vera, forse no, è suggestione, leggenda metropolitana, o forse è una fantasia di quelle persone che abitano nel luogo. Boh, non lo sapremo mai finché non andremo a vedere di persona questi luoghi maledetti, misteriosi e affascinanti, finché non proveremo noi stessi a provare a vedere se esistono questo fantasma di questa ragazza che infesta quella pozza e dintorni. Vabbè, il video è finito qua, spero di non aver annoiato nessuno e siete arrivati fino a qua, vi ringrazio. Comunque, il video è finito qua, fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa storia, di questa pozza maledetta, se ci credete o no, se è solo leggenda o vera. Fatemi sapere le vostre conclusioni e opinioni nei commenti qua sotto, come sempre, ovviamente. E come sempre trovate tutti i link dei miei social nell'info box. Grazie per tutti Instagram e Musical.ly. Lasciate un like, mi piace, iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui miei video, i prossimi che è in uscita. E come sempre ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Bye guys, vi saluto dai colli, ciao e alla prossima!